lì. Oggi fa caldissimo, è marzo, e volevamo mostrare come piantiamo i nostri semini all'interno di alcuni contenitori che abbiamo riciclato. Ne ho recuperato questi contenitori da altri contadini che li utilizzano per già acquistati già con le piantine all'interno. Io li ho recuperati. Ho preso un sacco di terriccio universale. Ci faccio la base per metterci poi adagiati i semini. In particolare oggi pianterò questi semini di melanzane e tra 20 giorni più o meno a fine marzo avremo già le piantine pronte. Ne metto un paio per buco e poi ricopro tutto con il terriccio. Metto un paio, almeno così siamo sicuri che le piantine germineranno. Solitamente se ne mettono tre. Se riesco con il quantitativo della bustina, ne metterò tre anch'io. Solitamente tra le tre piantine che, cioè tra i tre semini che si mettono per ogni buco, quando le piantine si svilupperanno, quella più debole si dovrà tagliare. Io l'anno scorso sono riuscito a recuperarle tutte, quindi da ogni buco ho recuperato due piante, che poi ho tolto dal cartone e piantato nell'orto. Questa soluzione mi permette di risparmiare molti soldi, perché un cartone da 60 piante costa all'incirca 10 euro, se non qualcosina in più. Quindi in questo modo riesco ad ammortizzare un po' i costi. Queste piantine poi le potrei crescere sia in balcone che direttamente in un orto, se hai l'orto. Allora, come vi dicevo, sono riuscito a mettere due semini per ogni buco. Visto che mi sono avanzati, ne ho messi praticamente tre. Ora, una volta adagiati tutti i semini, praticamente vado a ricoprire in questo modo. Non mi crea il problema di quanto ne metto come cumulo, perché la comodità di questi contenitori è che passandoci la mano si distribuisce equamente su tutti i fori. Una volta terminata questa operazione, vado a inumidire. Ovviamente non bisogna tenere troppo umido, altrimenti i semi marciscono. Quindi si mettono 3 cm di terra sotto, si adagiano i semini e si mette un altro centimetro più o meno di terra sopra, in questo modo, senza schiacciarla, tanto ci penserà poi l'acqua a compattare leggermente il terreno. Abbiamo quasi terminato. Ok, così è finito. Tolgo il terreno in eccesso, così, e
e vado leggermente a creare un incavo in modo che quando andrò ad annaffiare l'acqua finirà direttamente dentro l'incavo, così, senza schiacciare troppo. Allora, questi una volta annaffiati li posizionerò in un punto dove dalla mattina fino a mezzogiorno l'una ci sarà il sole, dopodiché di pomeriggio saranno leggermente all'ombra. Se hai una piccola serra, meglio, l'anno scorso avevo una serra. Allora, questo tipo di soluzione è interessante perché quando vai a inserire i semini sei tu che scegli quelli che sono migliori. Li vedi, se sono troppo scuri non ha senso utilizzarli, magari li scarti. E comunque i semi sono garantiti nella germinazione, significa che il produttore garantisce che fino a quella data i semi confezionati daranno sicuramente esito ad una piantina. Io ho utilizzato anche semi scaduti dopo qualche mese, hanno germinato tranquillamente perché quella è solo un'indicazione orientativa. Una bustina mi è capitato anche di utilizzarla l'anno successivo e ha funzionato perfettamente. Perfetto, terminato questo, vado a posizionare questo polistirolo all'interno di una cassetta di plastica con della plastica sotto, in modo che l'acqua che vado a inserire sopra non andrà dispersa, finirà al massimo leggermente dentro questo contenitore di plastica e con il caldo evapora e quindi praticamente fa effetto sottovaso. E avremo anche meno spreco d'acqua. Una soluzione che ho utilizzato l'anno scorso e ha funzionato. Le melanzane le andrò a togliere dal cartone quando saranno più o meno alte così, 15 centimetri, 15-20 centimetri. Allora, questa è la cassettina di plastica che ho rivestito con una busta e vado a inserire direttamente all'interno il polistirolo, così. Perfetto, c'entra tranquillamente tutto. Ora vado a annaffiare leggermente senza bagnare troppo e non marcire i semi. Ora mi aiuto o con questa o con uno spruzzino. No, visto che praticamente è un orto abbastanza grande e che comunque da un cartone del genere di 60 fori al massimo escono 60 piante, poi dipende dalla moltiplicazione dei semi che inserisce all'interno. Io ne ho messi 3, dovrebbero uscire 180 piante. Faccio in questo modo. A distanza di 1-2 settimane pianto altri semini in modo da avere la sicurezza che se non germineranno queste o se non germineranno tutte queste piantine, avrò sicuramente delle altre piantine pronte dopo altre 2 settimane, ripiantandole. Oppure, una volta piantate queste, avrò sempre la certezza che se qualcuna di queste, una volta piantate nell'orto, se dovessero morire, avrò altre piantine con la seconda semina in modo da andare a colmare tutti i buchi all'interno dell'orto. Ed in più ho anche la possibilità che se queste non dovessero bastare in termini di quantità, ho anche la possibilità di inserire delle altre piante
E c'è anche un altro aspetto, in modo da avere delle piante che crescono ad una maturazione diversa. Già all'interno dello stesso cartone le piante potrebbero non essere allo stesso, cioè arrivare allo stesso sviluppo dopo 15-20 giorni. Quindi pianto adesso, tra 10 giorni ripianto altre piante, avranno una differenza di 20-30 giorni, il che significa che praticamente avrò, una volta piantate nell'orto, delle piante più giovani, delle piante più vecchie. Quando praticamente le piante più vecchie non avranno più frutti, ci saranno le piante più giovani che ti daranno la possibilità di avere dei nuovi frutti. Quindi le vecchie le potrai tranquillamente anche estirpare se non vuoi più tenerle nell'orto, e avrai così metà orto ancora in produzione, metà orto che avrà finito la produzione, e potrai andare tranquillamente a piantare delle altre cose in quella parte. Va bene? E vi farò un altro pezzo di video nel momento in cui avremo le piantine già in fase di germinazione. Queste le metto adesso al sole. Oh, riguardo le melanzane, vi volevo mostrare quest'ultima cosa. Visto che la temperatura, siamo agli inizi di marzo, non è ancora così calda, per tenere tutto più al caldo e per fare un effetto serra, io utilizzo questa pellicola. In quanto, avendo distrutto la piccola serretta il vento l'anno scorso, uso questa, la poggio qui, ok, in questo modo. Cerco di fargli fare un doppio giro. Perfetto, piegata a doppio. Appoggio qui. Poi cerco di bloccarla con degli elastici. In questo modo. Così manterrà la temperatura più alta e il terreno più umido. Poi vi mostro come inizieranno a crescere le piantine.